Dal punto di vista della scuola abbiamo una situazione di grande tranquillità. Siamo la regione d'Italia che ha avuto il livello più alto di vaccinazione del personale scolastico. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, riguardo all'apertura delle scuole per il nuovo anno scolastico. Per quanto riguarda la popolazione studentesca, continua De Luca, abbiamo un ottimo livello di vaccinazioni, siamo al 75% per le secondarie superiori. Dobbiamo fare ancora uno sforzo per quelle inferiori, per le medie, per stare tranquilli, ma siamo in una situazione incomparabilmente migliore rispetto a un anno fa. Presidente, oggi comincia la scuola in molti istituti, insomma la regione è stata molto chiara sulla questione Novax nel campo della sanità. C'è ancora qualcuno che fa resistenza nel mondo educativo? Da questo punto di vista Palazzo Santa Lucia ha già trasmesso anche i dati alle ASL, mi corregga se sbaglio. Dal punto di vista della scuola, per la verità, abbiamo una situazione di grande tranquillità. Sapete che siamo la regione d'Italia che ha avuto il livello più alto di vaccinazione del personale scolastico. Per quanto riguarda la popolazione studentesca, abbiamo un ottimo livello di vaccinazione, siamo al 75% per le secondarie superiori. Dobbiamo fare ancora uno sforzo per quelle inferiori, per le medie, per stare tranquilli. Ma siamo in una situazione incomparabilmente migliore rispetto a un anno fa. Dobbiamo insistere. La quantità di stupidaggini che hanno raccontato Salvini, Meloni e qualche squinternato hanno determinato un rallentamento della campagna di vaccinazione. Ci ha messo del suo, per la verità, anche la confusione determinata dal governo nazionale. Oggi dobbiamo fare l'ultimo tratto se vogliamo stare tranquilli. Credo che cominciamo l'anno scolastico a metà settembre, oggi in condizione davvero di grande tranquillità. Procederemo ovviamente con i tamponi molecolari nelle classi sentinella, quindi manterremo alto il livello di attenzione e di controllo, ma devo dire che siamo molto fiduciosi. Per il resto estendiamo il Green Pass quanto più è possibile. Una delle posizioni più sconcertanti e incomprensibili è quella della Meloni. Va bene la campagna di vaccinazione, però il Green Pass che? Qual è la violazione di libertà? Cioè, che cosa propone la Meloni? Che chi va in una mensa scolastica da fuori può essere non vaccinato per contagiare gli alunni? Chi guida pullman ad alta percorrenza può essere non vaccinato? Abbiamo veramente esponenti politici che fanno della banalità il loro modo di essere. Però De Maio ha detto che è con lei, ieri venendo a Salerno ha detto sono con De Luca. Lei ha visto che sono commosso per questa dichiarazione.